Momenti di paura oggi in via per Brunate a Como. Nel primo pomeriggio, a causa di una fuga di gas rilevata all'altezza del civico 13, è stata chiusa la strada. L'allarme è stato lanciato da una residente. Ingente mobilitazione da parte dei soccorritori e delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri, polizia e polizia locale, tecnici di HSM e 118. Temporaneamente evacuate alcune famiglie della zona, una decina di persone in totale. Individuato il punto della perdita, è stata messa in sicurezza l'area e poi risolto il problema. I residenti sono rientrati nelle proprie abitazioni e la strada intorno alle 17 è stata riaperta. Importava illegalmente sigarette, un cittadino macedone rischia una multa e il pagamento dei tributi non versati, il cui importo ammonta a 40.000 euro. L'uomo, proveniente dalla Serbia, il 15 marzo scorso, è stato fermato dalle guardie di confine al valico autostradale di Brogeda per un controllo. Gli agenti hanno scoperto 79 stecche di sigarette nascoste nel cruscotto, nel vano dell'airbag, negli schienali, nella ruota di scorta e in altri spazi del veicolo. Visto il sospetto di precedenti importazioni illecite ed essendo già stato sanzionato per contrabbando di sigarette nel 2014, la sezione antifrode doganale di Lugano ha avviato un'inchiesta nei suoi confronti. Durante gli accertamenti ha ammesso di aver importato illegalmente, in più di 50 viaggi effettuati negli ultimi 3 anni, 800 stecche di sigarette e di averle vendute ad amici e connazionali. Le bionde e il veicolo sono stati sequestrati. L'inchiesta è in corso per accertare eventuali altre responsabilità penali. L'uomo rischia una multa ingente e il pagamento dei tributi elusi pari a circa 40.000 franchi. Ha tentato una doppia rapina, prima ai danni di una donna di Tradate che si trovava a bordo della sua auto, la seconda malcapitata invece aveva appena parcheggiato nell'area di sosta di un supermercato. Un 35enne di Mozzate è stato arrestato dai carabinieri della stazione del paese con le accuse non solo di tentata rapina ma anche di violenza privata. La prima aggressione a Locate Varesino è finita con la fuga a mani vuote del malvivente. Il 35enne ha poi cercato di strappare la borsa ad una seconda vittima, una scena vista da un carabiniere in congedo che ha dato l'allarme permettendo agli uomini dell'arma di intervenire e arrestarlo.